Tra i titoli d'accesso anticipato presenti nella libreria Steam, Kerbal Space Program è sicuramente uno dei più gettonati. Sviluppato dalla neonata software house Squad, il titolo ha già raccolto un ampio numero di consensi tra pubblico e critica, grazie al suo particolare gameplay che si pone a metà strada tra gestionale e simulazione. Il giocatore è tenuto a gestire un intero centro spaziale, cominciando dalla progettazione di potentissimi razzi per il volo nello spazio e ponendoci quindi alla guida degli stessi non appena saranno pronti al lancio. In Kerbal Space Program dirigeremo il centro spaziale di Kerbin, un pianeta abitato da buffi e sereni verdi, pronti a muovere i primi passi nello spazio. Il sistema solare di Kerbal è molto simile al nostro e vi troveremo corpi celesti simili a quelli a noi noti, come Jol, un gigante gassoso del tutto ispirato al nostro Giove. Nel titolo non è presente alcuna trama o obiettivo specifico, a parte quello di esplorare liberamente lo spazio attorno a Kerbin con gli strumenti messi a disposizione dal gioco, limitati solo dalla nostra fantasia e voglia di fare. Il titolo di Squad si rifà all'esplorazione spaziale reale, ispirandosi direttamente alle imprese condotte dalla NASA da 50 anni a questa parte. Il gameplay si suddivide in due fasi distinte. Nella modalità progettazione saremo in grado di costruire razzi, space shuttle, satelliti e molto altro. Si tratta di un editor profondo ma molto intuitivo, dove con pochi clic del mouse potremo assemblare qualsiasi mezzo ci venga in mente. La costruzione di un prototipo richiederà molte prove sulla rampa di lancio, dove tra un'esplosione e la perdita di un'ala saremo spesso costretti a tornare alla progettazione, così da rivedere il disegno e apportare le modifiche necessarie. L'editor ci viene incontro, permettendoci di salvare le nostre creazioni o parte di esse, così da poterle riutilizzare in altri frangenti. Il bello della progettazione in Kerbal Space Program risiede nel dover riflettere su quello che ci potrebbe servire una volta nello spazio, lontani dal nostro pianeta. Bisogna avere sufficiente carburante per l'andata e il ritorno, studiare la separazione da uno stadio in previsione di un allunaggio oppure pianificare diversi punti di aggancio per i moduli di una stazione spaziale. La parte simulativa del gioco di Squad è indubbiamente quella più emozionante, perché potremo finalmente pilotare le nostre creazioni. Mettere in orbita l'astronave è solo la punta dell'iceberg, dato che da questo punto in poi dovremo puntare al traguardo che ci siamo preposti. Ad esempio, per esplorare una delle lune che ruotano attorno a Kerbin, dovremo aspettare il momento giusto per modificare la nostra orbita, così da intercettare quella del satellite che vogliamo visitare. Per facilitare le operazioni e la navigazione, gli sviluppatori hanno pensato di introdurre una mappa di gioco grazie alla quale potremo tenere d'occhio posizione della nave e le orbite dei pianeti per orientarci nelle manovre. Ci viene inoltre in aiuto un HUD che raccoglie le informazioni essenziali necessarie alle operazioni più complesse, come allunaggi e ancoraggi. Nonostante tutto, anche i fallimenti progettuali possono rivelarsi estremamente divertenti in fase di volo. Osservare il nostro razzo che precipita nell'atmosfera per il poco carburante o vederlo sfaldarsi in frecce impazzite a causa dei troppi propulsori spesso ci ha strappato più di una risata. È possibile inoltre sperimentare la vita di un astronauta grazie alla visuale dal cockpit in prima persona, ma il misero blocco che dà sull'esterno della capsula sacrifica i panorami siderali offerti dal titolo e soprattutto non rende possibili alcune delle più complesse operazioni. Ad ogni modo, andare e venire da Kerbin verso altri pianeti o anche compiere una semplice passeggiata nello spazio, rientrando sani e salvi alla base, riesce a regalare soddisfazioni impagabili. La fisica è senza ombra di dubbio uno degli aspetti più curati del titolo, nonostante qualche piccolo dubbio sull'effettivo effetto di resistenza dell'aria nelle fasi di lancio. Pesi e bilanciamenti di carico sono invece riproposti con cura maniacale e mettono in mostra la grande dedizione del team all'opera. Kerbal Space Program è sicuramente uno di quei titoli per cui vale la pena possedere un PC. Nonostante si tratti di un gioco complesso e non adatto a tutti i palati, ci troviamo al cospetto di una piccola perla della scena videoludica indipendente. Se siete appassionati di astronomia e missioni spaziali, forse questo potrebbe essere il titolo che stavate aspettando da una vita.